Per il tipo di pesca e di lavoro che facciamo noi, penso che saremo l'ultima generazione. Il Golfo Ligure è sempre stato il golfo più pescoso d'Italia, di qualsiasi qualità di pesce, cominciando dalle acciughe, sardine, sgombri, naselli, c'era sempre stata la pesca per tutti. Difatti la maggior parte delle barche se ne venivano a fare la stagione in Liguria, poi sono andate di nuovo al paese. Adesso non vengono più perché non c'è più niente, niente. Abbiamo cominciato che eravamo ragazzini, abbiamo sempre fatto proprio pescatori di professione da generazioni in generazioni. Noi usciamo la sera alle 6, entriamo domani mattina alle 6, ce l'hai nel sangue. E la mia vita è sempre stata per il mare. Questo tipo di pesca non ti permette neanche di andare a casa a dormire perché devi fare due giorni sempre a bordo e essere sempre in movimento per cercare di andare sul posto dove c'è il pesce, nel posto giusto, nel momento giusto. Se nasci in una famiglia di pescatori, ti tiene la voglia di fare pescatore, rimani pescatore. Nel mio caso ho un po' studiato, però ho fatto il pescatore. È una passione. Tanta gente ogni tanto viene, che belli tempi, ti dice quando andiamo in mare, se bagniamo, facciamo do freddo, ma almeno guadagniamo, ti dico. Non so che se ce ne sono pescatori che sono diventati ricchi.
Lo sai che pescavamo delle notti che eravamo 2-3 gradi sotto zero, con l'acqua che ti viene in faccia di lassù, quell'arietta che ti picchiava, ti rimaneva la salsedine sulla faccia come se fossi un sciatore. Generazione, siamo andati fino alla vigilia di Natale, andavamo al mare sempre perché avevamo fame. Adesso con la fame lì non ce l'abbiamo più.
10 anni fa io ho fatto un po' di scuola a 25 ragazzi dai 15, 16 ai 24 anni, e di 25 ragazzi non ce n'è stato uno che è stato in grado di venire a bordo. Sono venuti 10 giorni, 20 giorni, che uno si sentiva male, uno soffriva l'odore del pesce, uno la sera doveva andare a ballare. Fai vedere, Pedro! Sembravano tutti forsuti, ma poi erano con lame d'allevamento proprio. È un lavoro che se non hai una famiglia, uno da solo non ce la fa a farlo. Cioè è difficilissimo che tu riesci, cioè è quasi impossibile perché c'hai troppi impegni, troppe cose da fare. Quella Molivare, sulla moglie, chiaro là, non è legato, c'è una cordetta che è attaccata lì alla la moglie alla Molivare, sei libero, non c'è da piedi. Ora il problema è che invece noi non abbiamo più nessuno dietro, capisci? Noi sì, sembra sempre che sei giovane, ma cominci a avere sempre, cominci a avere più di 50 anni e non hai nessuno dietro, è un problema, cioè, è un lavoro che ha bisogno di ricambi, cioè. E di ricambi e di gente che ci nasce praticamente dentro. Era da sola, so perché faceva la mamma, ora è dice che in questo ora non è assolutamente. Non ti fa il caso quando grida. Ci sono tanti meridionali, tanti stagionali che vengono sulla Sicilia, dalla Calabria, e che però anche loro iniziano già a essere tutte persone di una certa età e giovani che intraprendono lo stesso mestiere non ce ne sono più. Non so se ai tempi d'oggi, col sistema attuale, direi a mio figlio di continuare. Lui ancora piccolo, a 12 anni, è tanto appassionato, una mosca bianca. Oltretutto mi porta anche a pescare con la canna quando non vado per mare. Thank you.
La pesca della lampara qui in Liguria, o che c'è vento, o che c'è qui, o che c'è là, la fai poca. In conseguenza, novembre, dicembre, gennaio, le barche ferme. Vivevamo di bughe, sugarelli, sardine. Viene un periodo che poi noi peschiamo anche le cavalle, che sono una specie di sgombro. Anche quello lì è un pesce che è buonissimo, però purtroppo quando ne peschi una quantità un pochettino superiore, ma non è che dici faccio poca, addirittura proprio non lo vendi. Può anche essere l'avvento dei supermercati, che magari commerciano del pesce diverso. Se vai in supermercato, lui commercia tutto un altro tipo di pesce, pesce d'allevamento, pesce di importazione, magari la gente può anche mangiare quel tipo lì e non mangiare più il nostro. Adesso devi solamente pescare acciughe, altrimenti non concludi niente. Non sono capace più a fare una zuppa di pesce, non sono capace più a fare... No, a fare una sardina o un'acciuga ripiena, non sono più capaci. Se li fanno e se li trovano pronti, oh ma come sono buone, oh come sono buone, insomma, però non c'è più nessuno che lo vuole fare. O la vea. Quel pesce lì magari confezionato, quei filetti lì, quella roba lì, sei convinto di mangiare pesce, ma poi non mangi mica pesce. Lì facciamo lavorare, ma te lo dai, c'è un cazzone che non ha più il cazzo di niente. Sei avvertito? Tutti via sbagliati. Lo sai che delle notti prendiamo 100 casse di acciughe mischiate con 30-40 casse di sardine. Non vi dico il lavoro che c'è da fare, perché una a una te le devi dividere. Metti le sardine da una parte e le acciughe dall'altra, perché non puoi lasciarle insieme. Perché se le porti sul mercato così non ti danno niente. Invece devi mettere lì una sardina e un'acciuga, una sardina e un'acciuga. E sai quante notti. Stanno proibendo un mucchio di pesche, adesso vogliono proibire i bianchetti, che tanti non sanno che il bianchetto è di sardina, quello che peschiamo in Liguria non è di bianchetto di acciuga, perché il bianchetto di acciuga è in estate. E noi il bianchetto di acciuga l'abbiamo sempre combattuto, che non si può pescare perché è l'unica fonte
di guadagno che c'ha il pescatore. Perciò noi su 365 giorni di un anno faremo 100 pesche. Non è detto che se tu vieti un certo tipo di pesca in un posto si ripopoli o meno. Di conseguenza non penso che il nostro sforzo sia quello che può impoverire così tanto il mare. Ci sarà degli altri problemi, no? Ci sarà l'inquinamento, ci sarà qualche altro problema, non lo so, però penso che la pesca, già meno di così, non ce ne può essere. Sembra quasi che tutte le cose che ci proibiscono a noi sono soltanto proibite per scriverle sui giornali e far vedere che fanno qualcosa. Mentre il problema reale non è mai affrontato, non lo cercano, non lo fanno. La prima di sardine, sono sotto le cavalle. E un po' giù, Steppe, sei destro di là, ricade lì. Queste qui sono cavalle. Anche per quello che probabilmente andremo a sparire, probabilmente diventeremo statuine da presepe. Comunque vedi, si perdono tante cose, si perdono i bianchetti e pazienza, si perdono i pescatori, mangeremo le orate, i branzini d'allevamento, e diranno il pesce è questo, punto e basta.